Eccoci qui, anzi, eccomi qui, con un nuovo contenuto. Beh, questa volta, ieri era sulle previsioni per il weekend, questa volta riprendiamo il discorso della tendenza per i giorni proprio attorno al Natale, compreso il Natale stesso. Iscrivetevi al canale, se non lo avete già fatto, fatelo, anche perché, ripeto, è gratuito, insomma, non vi costa nulla. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere raggiunti ovunque voi vi troviate. Poi alla fine del video un like, un commento è sempre gradito. Allora, riprendiamo il discorso sulla tendenza. Il lag temporale è quello del 23-26 dicembre. Ecco, insomma, quelli sono i giorni che ci interessano maggiormente e sono i giorni che noi stiamo cercando di individuare, di capire proprio l'evoluzione da ormai un paio di settimane. E quindi cerchiamo di capire come le cose possano incastrarsi per poi indicare la via maestra per quei 3 giorni. Ci siamo sempre lasciati negli ultimi contenuti su questo argomento con il classico punto interrogativo. Ma io sono onesto, io non sono un tipo che vi deve dare per forza di cose la soluzione, anche se non c'è. Che ne so, per un click in più, per una visualizzazione in più, ecco, per un iscritto in più, a proposito di iscritti. No, non sono proprio quel tipo, non faccio parte di queste sette legate ai click e alle visualizzazioni, ma sono, diciamo, piuttosto realista e vi dico la sincera verità, oggi ancora non c'è soluzione. Per quei giorni cruciali del Natale, 23, 24, 25, mettiamoci anche Santo Stefano, giusto per citare il mio nome. E perché? Perché c'è uno snodo cruciale che c'è attorno alle 144 ore ad oggi. E i modelli fisico-matematici ancora non sono univoci nel leggere quei movimenti che devono avvenire ad oggi alle 144 ore. Guardate, senza usare paroloni tecnici assolutamente, perché dovete insomma essere indirizzati verso questa tendenza in maniera molto lineare, molto trasparente, molto tranquilla, senza stare per forza di cose ad usare paroloni tecnici o stare a, diciamo, a tirare fuori dai cassetti scientifici gli indici meteoclimatici o d'altro, no. Guardate, è molto semplice. Alle 144 ore il ramo del vortice polare che interesserà sicuramente l'Europa attorno a quei giorni, poi bisogna capire quale Europa. Il ramo del vortice polare che interesserà l'Europa in quei giorni, tra il 23 e il 26 dicembre, avrà una direzione a seconda di un movimento che farà una bassa pressione che si formerà più o meno attorno al Canada. Vi spiego subito. Se questa bassa pressione, appena citata, si invorticherà su se stessa e ancora non viene capito questo movimento, attenzione, non viene capito. Perché vi dico non viene capito? Perché io oggi vi sto facendo vedere i 2 modelli più performanti, che sono ECMWF e UCMA. Lasciamo stare gli altri, servono così per riempire i forum, gli altri modelli. ECMWF e UCMA, che sono i 2 migliori modelli, uno proprio il migliore in assoluto che è ECMWF, però anche UCMA ha delle grandi performance e per fortuna UCMA si ferma alle 168 ore e non va oltre, non riescono a leggere univocamente questo movimento, ovvero se la bassa pressione sul Canada si invorticasse e rimanesse staccata dal ramo principale del vortice polare che dovrà arrivare in Europa, allora l'alta pressione presente in pieno oceano Atlantico delle Azzorre potrà trovare spazio per andare più verso nord e quindi per posizionarsi in un certo modo per meridiani. Allora ecco che il ramo di questo vortice polare, quest'area polare,
potrà avere una direzione nord-ovest, sud-est, quindi più meridiana, e ad andare ad interessare proprio in quei giorni, tra il 23 e il 26 più o meno, compreso ovviamente il Natale, anche l'Italia, anche il Mediterraneo, portando un peggioramento in quei giorni, ora a prescindere poi dal tipo di tempo che avremo, o il 24, o il 25, o il 23, o il 26, però andando a portare un peggioramento in quei giorni anche sull'Italia, di stampo invernale, con una diminuzione delle temperature ed anche la neve in molte zone. Questi movimenti normalmente portano soprattutto il centro nord ad avere le temperature più basse, quindi ecco le nevicate a bassa quota soprattutto al centro nord eventualmente. Se invece questa bassa pressione rimanesse collegata al ramo principale del vortice polare, allora ecco che l'alta pressione delle Azzorre non troverebbe spazio per andare verso nord, quindi piegherebbe sui paralleli e andrebbe a quel punto ad interessare il Mediterraneo e l'Italia in quei fatidici giorni. Il ramo del vortice polare ovviamente passerebbe a nord dell'alta pressione, interessando soprattutto il nord Europa e al massimo l'Europa centrale, poi sfilerà via. E quindi ecco che in quei giorni l'Italia potrà avere una situazione anticiclonica, quindi di tempo sostanzialmente stabile, con temperature, diciamo, nella norma, fredde ovviamente durante la notte, invece un po' più miti durante il giorno, ma più o meno temperature nella norma, ma comunque una situazione anticiclonica di stabilità atmosferica. Certamente non si può scartare neanche la via di mezzo, quella bassa pressione rimane in parte collegata al ramo del vortice polare, quindi casomai potremmo avere una situazione più spiccatamente variabile sull'Italia, sia a livello, diciamo, circolatorio, ma anche a livello atmosferico, perché casomai non si riesce a trovare una via maestra tra queste due citate, quindi una situazione casomai variabile in quei giorni tra il 23 e il 26 sull'Italia. Però lo snodo sta tutto lì, e se i due principali modelli, quelli più, diciamo, affidabili, non trovano ancora la soluzione univoca ad oggi alle 144 ore, certamente noi non possiamo andare a dare una lettura finale su quei giorni, sulla tendenza evolutiva per quei giorni. Certamente a questo punto possiamo avere due soluzioni ad oggi, con la terza che è quella della variabilità. O una situazione appunto meridiana da portare il ramo di questo vortice polare ad interessare l'Italia, e quindi con un peggioramento atmosferico dal carattere relativamente freddo, tipicamente invernale, oppure una situazione anticiclonica e quindi più stabile. Non siamo ancora arrivati alla soluzione, dobbiamo ancora aspettare. Io penso che almeno fino a lunedì, forse martedì mattina, difficilmente avremo la soluzione in tasca per i giorni che vanno tra il 23 e il 26 dicembre, compreso il Natale. Dobbiamo ancora sciogliere questo nodo e dobbiamo aspettare che i due principali modelli, i due modelli più affidabili, trovano una soluzione univoca sullo snodo alle 144 ore. Quindi, per il momento, passata questa sfuriata fredda che ci sta ancora interessando, tornerà l'alta pressione per qualche giorno, fino al 21-22, e dal 22-23 in poi, ad oggi, prognosi riservatissima, assolutamente, con le ipotesi appena citate. Okay, quindi ci dobbiamo per forza di cosa riaggiornare. Quindi al prossimo contenuto speriamo, ecco, di riuscire a dare veramente una tendenza, almeno una strada, perché poi si sa, le tendenze fino alle 72 ore possono sempre cambiarla questa strada, però speriamo almeno nel prossimo contenuto riguardante la tendenza per questi giorni, speriamo di riuscire a dare, diciamo, una strada a queste giornate così tanto attese, che sono quelle proprio del Natale, dell'antivigilia, della vigilia del Natale ed anche del Santo Stefano, così giusto per ricitarmi. E insomma, vi sto dicendo che a Santo Stefano mi dovete fare gli auguri, in poche parole. Bene, insomma, spero di essere stato chiaro ed esaustivo. Mi fermo qui quindi con questo contenuto. Vi auguro una buonissima giornata, un buon weekend, e ecco, iscrivetevi al canale ovviamente se non lo avete fatto, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un like o un commento a questo video, perché vi ripeto, insomma, è sempre gradita questa cosa.